che indica nel rispetto degli uguali diritti di ogni essere umano il fondamento di un mondo libero, giusto e in pace. La dichiarazione stabilisce eguaglianza e dignità di ogni essere umano e pone in capo a ogni Stato il dovere di garantire a tutti di godere di propri inalienabili diritti e libertà. Ad oggi non uno degli Stati firmatari ha garantito nella realtà a tutti i cittadini tutti i diritti che si era impegnato a promuovere. Nel nostro Paese la negazione nella pratica di questi diritti sta facilitando la diffusione di nuove forme di razzismo, permettendo che la solidarietà venga addirittura considerata reato, facendo sì che l'odio per il diverso prevalga sullo spirito di fratellanza e l'aiuto venga liquidato a volte come buonismo. Oggi più che mai è urgente recuperare quei principi di umanità e di convivenza civile che sono alla base della dichiarazione e che la retorica della paura rischia di distruggere. Oggi 10 dicembre siamo in piazza per dire al mondo che stiamo dalla parte dei diritti e delle persone. Dichiarazione universale dei diritti umani. Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di